Signore e signori, buongiorno e benvenuti dall'Osi Sport Beach. Siamo qui in occasione delle finali scudetto della Beach Soccer ICS edizione 2022. In campo per la categoria 2012 All-Star Terracina e Sele del Mare di San Benedetto del Tronto. E allora, pronti per partire, fischio d'apertura che arriva ora con questa conclusione alta. Seguiamo l'esecuzione, un tentativo di andare direttamente verso i pali, molto semplice, il pallone da controllare per l'estremo difensore, poi Braga, cioè lo scarico arretrato, Mannatori va in avanti, occhio a Deletto che se la ritrova lì, non è riuscito però a favorirsi la conclusione, dall'altra parte c'è Nannuzzi con la conclusione, e grande risposta da parte di Bellato. Allora, pallone rimesso in gioco verso la profondità, ancora Sera del Mare in interdizione, ma ancora debole la respinta, il pallone fra le braccia ancora di Bellato, che deve affrettare i tempi della rimessa in gioco. Alla fine decide di andare a destra, subito il lancio in verticale, occhio a Deletto, la sfera rimane lì! E c'è la conclusione vincente da parte di Cristian Presutti per l'1-0 dell'All-Star. Seguiamo l'iniziativa, Mantova pronto sul pallone. La rincorsa, sfera che rimbalza! E beffa Bellati, arriva così il gol del pareggio della Sella del Mare con la firma di Mantova, 1-1. Ancora rimessa in favore dell'All Star, pronto Mandatori sul pallone. Ma morbido Mandatori verso l'area di rigore, è arrivata una deviazione con Braga che si accontenta di difendere la rimessa, che va a battere in prima persona. Il pallone è verso Deletto, prova a girarsi, a calciare e vuole sfondare fisicamente Deletto che colpisce il palo. Poi altra conclusione, buona la parata. Braga si porta fuori questo pallone e dunque la rimessa ancora in favore delle Stelle del Mare, e arriva la zampata decisiva da parte di Corradetti per il gol che questa volta sì, vale la parità, è 1-1. E allora di Yannis Corradetti la firma del gol dell'1-1, la partita torna in parità a circa 3 minuti dalla fine del primo tempo. Occhio intanto alla conclusione, e trova un gran gol, quello del nuovo vantaggio dello Star Mandatori, 2-1. Occhio a Braga, la percussione, poi conclude la ribattuta. Ed il pallone nuovamente in fondo al sacco, arriva così il gol del 3-1 dell'All Star che porta la firma di Masi. Arrivano qui due fischi a porre fine al primo tempo, 3-1 All Star. Pronti per l'apertura del secondo tempo che inizia con una conclusione non pericolosa. Va con il destro Sanguigni sulla traversa, poi ancora Sanguigni, vediamo se riesce a ritagliarsi lo spazio, no, viene chiuso. E rinvio su Sanguigni, occhio all'anticipo, poi la palla torna fra le braccia di Bellato che va da Mandatori, subito pressato da parte di Corradetti, c'è Attanasio, buona la sterzata del 17, poi chiuso da Corradetti, di seguito la conclusione, ed è un gol fantastico quello di Mandatori per il 4-1 dell'All Star. Pronto Nannuzzi col mancino, gran gol del numero 10, 4-2. Si conclude con un nulla di fatto, poi c'è il rinvio, Braga tagliato fuori. Vai Nadia! Vai a
qui la conclusione da parte di Nannuzzi e il pallone finisce in fondo al sacco. È gol 4-3. Braga con la conclusione deviata e il pallone finisce in fondo al sacco, il gol che mette l'ipoteca sulla partita, 5-3 All Star proprio al 24esimo. E poi arrivano qui tre fischi del direttore di gara, vince l'All Star con risultato finale di 5-3.